Inizierei, se è d'accordo, dalla partita che si è giocata ieri, partita persa dal Civitavecchia per 3-0 sul campo del Trastevere. Non è andata bene ieri e non va bene ormai da qualche settimana. Marcello, una situazione difficile? Sapevamo noi, a causa della mancanza di un attaccante, purtroppo Cavarà per motivi extracalcistici ha dovuto fare a meno. Stiamo cercando di reperire un altro attaccante, che è chiaro che però non è facile. Vediamo, insomma, domenica abbiamo questa partita fondamentale, dove per la salvezza nostra dobbiamo soltanto vincere. Ma ci dobbiamo concentrare, lavorare, per preparare molto bene questa partita, che è fondamentale. È chiaro che il problema è generico, nel senso che abbiamo costruito una squadra con le poche risorse che avevamo. È chiaro che poi la perdita dell'attaccante, ci manca comunque qualcosa nello scacchiere. Diciamo che con l'attaccante la rosa era, secondo me, competitiva per la salvezza, che era l'obiettivo prefissato all'inizio stagione, perché è vero che abbiamo perso in casa con il Cregas, era uno scontro diretto, abbiamo subito un tiro, uno, è chiaro, noi l'abbiamo fatti pochissimo anche noi in fase offensiva, però stiamo giocando senza attaccante, e quindi questo ci penalizza molto, e credo che la squadra sia competitiva per raggiungere la salvezza. Oggi manca l'attaccante. Io volevo sapere a che punto è il progetto del Civitavecchia. Il Civitavecchia è partito a settembre con un certo tipo di progetto. A che punto è questo progetto? Il progetto è che noi a giugno salviamo tutti i debiti pregressi che purtroppo ci siamo trovati sopra le spalle, non per colpe nostre, ma colpe di gestioni, mal gestioni, diciamo, passate, perché dal punto di vista calcistico forse non può dare molte soddisfazioni, perché uno si aspetta sempre di più, ma vi assicuro che questa società doveva finire, doveva fallire, e quindi tenendola in piedi con sacrifici enormi, e per un giuro enorme, secondo me si farà un miracolo. Se raggiungiamo la salvezza abbiamo fatto